visto una serie di azioni. Una prima azione è stata quella di avere fatto la manifestazione davanti al Ministero della Salute, che ha visto anche la non risposta da parte del ministro di essere ricevuti, del ministro chi per esso di essere ricevuti. Poi abbiamo pure pensato di arrivare ad una manifestazione anche. Il discorso della manifestazione si è poi incontrato, fatto dal coordinamento del diritto alla salute, si è pure incontrato con la società della cura, che, con la quale abbiamo discusso e indetto la manifestazione per il 21 novembre. Manifestazione nazionale a Roma, quindi un qualcosa di non facile da organizzare. Però per intanto la cosa l'abbiamo stabilita e quindi per di più alla riunione di preparazione c'erano 250 persone, quindi evidentemente il discorso è abbastanza pregnante dal punto di vista della capacità organizzativa. Questo non significa che poi riusciremo effettivamente a farla, perché dobbiamo fare i conti con le restrizioni e con il Covid, però siamo avviati. Poco fa abbiamo fatto la riunione della Regione Lombardia per la manifestazione del 7 novembre. Abbiamo stabilito, anche qui c'era un gruppo considerevole di persone e abbiamo stabilito un percorso che adesso faremo. Siamo in linea per fare questa manifestazione il 7 novembre. Diciamo che il discorso che abbiamo fatto sul Pronto? Non sento più niente. Pronto? Aurora? Mi sa che Non si sente? sì, deve essere saltata la linea di Fulvio. Ciao, buonasera. Ciao Laura. Ciao, Ciao Carmina. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Niente, Fulvio mi sa che si è staccata vediamo un attimo se riesco. No. Allora, adesso rientrerà, penso, perché comunque, niente, stava dicendo che appunto quello che è stato fatto fino adesso, per cui la riunione, quella che appunto c'è stata sabato scorso per la Società della Cura, che niente, ha visto più di 250 persone in collegamento diciamo, l'obiettivo di fare una iniziativa il 21, anche se poi il giorno 30 faremo un'altra riunione per cercare di definire meglio, insomma, in che modo poi si terrà questa iniziativa il 21 di novembre, perché l'idea di fondo, praticamente, che era quella di fare una manifestazione fisica il 21 novembre, chiaramente si scontra un po' con quello che sta peggiorando a livello sanitario, per cui da qui al 21 novembre bisognerà vedere che cosa succederà, per cui il 30 dobbiamo quantomeno vedere, mantenendo l'idea di fare il 21 questa iniziativa fisica. Un attimo che forse mi chiama Fulvio.
Sì, pronto? Sì, e ho visto che sei uscito. Un attimo, vediamo. Tu riesci a ricliccare nuovamente sul collegamento? Perché qui non ti vedo. Infatti, mi sono accorto. Allora, aspetta, vediamo se riusciamo in qualche altro modo a... Allora, qui c'è Simonetta. Ti rimando nuovamente il... Aspetta un attimo, l'indirizzo. Allora... Sì. Che cosa? Strano. Mai? Adesso qui siamo in 9. Allora, io ti ho reinviato il link sulla... E che cosa? Ah, e rimane lì. Hai provato a chiudere tutto e riaprire. Proprio chiudere il browser e riaprirlo. Scusate, c'è un problema tecnico. Hai provato a spegnere il computer e riaccenderlo? Prova a fare quello lì, perché è strano questa cosa. Sì, intanto dico perché qui siamo in 9, così se ci sei anche tu faremo 10.
così vediamo un attimino. Sì, lo so, però magari se riesci a... Comunque, adesso parlo a tutti loro. Siccome ho appunto Fulvio qui al telefono, adesso sta tentando di riconnettersi perché c'è stato un problema. E niente, appunto, come stavo dicendo, appunto abbiamo tenuto questa riunione per quanto riguarda la questione del 21, anche se il 21 rimane chiaramente sul tavolo, però si sta pensando, e il 30 appunto ci sarà un'altra riunione rispetto a questa cosa, sta cercando di pensare a una sorta di piano B, perché da qui al 21 di novembre appunto può succedere di tutto. E vedremo un attimino anche come organizzare un po' questo piano B se non si riuscisse a concretizzare, diciamo, la questione del 21 fisicamente a Roma. E appunto prima di questa riunione abbiamo avuto un'altra relativa invece a un'altra iniziativa che dovremmo tenere il 7 di novembre, cioè la data iniziale di quella che doveva essere appunto la data dell'iniziativa a Roma, per fare invece un'iniziativa locale qui in Lombardia, riprendendo la questione delle quasi 100.000 firme per il commissariamento della sanità in regione. E niente, c'è stata una buona partecipazione lì, eravamo in circa 35 persone, e niente, appunto, l'idea comunque è quella chiaramente di organizzare fisicamente questa cosa al Palazzo della Regione, chiaramente mettendo davanti comunque tutti gli elementi relativi appunto alla tutela, per cui distanziamento, mascherine, eccetera, eccetera. L'idea sarebbe quella di appunto fare un cordone, poi vediamo come verrà organizzato dal punto di vista pratico, con non soltanto delle persone, ma anche diciamo così, dei luoghi tematici, per cui sollevare determinati problemi relativi appunto alla salute e ad esempio c'è un gruppo che si occuperà di scuola, un altro gruppo che si occuperà appunto della questione amianto, ambiente, eccetera, eccetera. Per cui ci saranno dei piccoli elementi tematici all'interno di questa iniziativa. Ora, diciamo, questo è quello che c'è attualmente, appunto, come dicevo prima, sul tavolo. La questione di oggi, di questa sera, era appunto legata al problema, cioè all'idea appunto di lanciare questa proposta di legge. Allora, ad oggi, dal punto di vista pratico, c'era stato l'intervento scritto da parte di Loretta, che magari se vuole poi può magari intervenire appunto per dare anche lei qualche elemento in più, però come stava dicendo Fulvio prima che appunto si staccasse appunto da questa serata, il problema è che nonostante io abbia inviato, diciamo, 900 mail un po' a tutti quelli che comunque hanno sottoscritto il manifesto, e anche ad altri che comunque ci hanno seguito in questi mesi, in realtà anche oggi siamo qui in 12. Ora è vero che non è che dobbiamo essere tutti 900, diciamo, a mettere mani sulla proposta di legge,
Però è anche vero che una proposta di legge, per poter essere presentata, deve essere chiaramente approfondita e ci devono essere senza dubbio delle specificità che senza dubbio all'interno del nostro, di questo gruppo allargato ci sono, però dobbiamo vedere un attimino come risollecitare a questo punto. E, sì, allora la mail di Fulvio te la dico in diretta, è fulvio.aurora@gmail.com. Niente, per cui la questione è questa, che essendo così in pochi, questo che cosa può voler dire? Può voler dire che questo argomento probabilmente non è ancora maturo per essere trattato da un lato, e dall'altro forse anche il periodo non è certo dei migliori, perché comunque anche al di là del fatto che la proposta di legge dal punto di vista pratico non c'è ancora, almeno ci sono delle bozze appunto che sono state proposte, ma diciamo il testo finale non è che ce l'abbiamo. E questa cosa e questa cosa chiaramente dobbiamo un attimino cercare di capire, anche perché appunto, come stavo dicendo, il periodo non è certo dei migliori, perché anche ammettendo di averla, comunque dobbiamo poi raccogliere 50.000 firme autenticate, per cui con tutto il periodo eccetera eccetera, per cui non so se effettivamente è proprio questo il periodo migliore per diciamo portare avanti questa cosa. Questo era quello appunto che anche mi ha detto Fulvio adesso anche per telefono, e che io riporto effettivamente una questione, insomma, che dobbiamo un attimino ecco, cercare di capire che cosa si vuole fare, ecco. Sì, niente. Ah. Ma che strano, vabbè. E niente, allora facciamo così. Io hai sentito, penso di aver detto tutto quello che volevi dire, no? Va bene, e niente, allora ti facciamo sapere. Va bene, ciao, 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 ciao. Allora, niente, Fulvio ha proprio dei problemi con il computer, perché non riesce più a collegarsi. E niente, per cui la questione è questa qui, in effetti. E per cui non so, non so cosa ne pensate. In effetti, diciamo, essendo qui così in pochi, anche se adesso in realtà siamo già il doppio rispetto a quanti eravamo prima, quando appunto Fulvio voleva dire queste cose, ma comunque in 12 persone non so fino a che punto si riuscirebbe a portare avanti tutto. La questione, come si diceva anche tempo fa, era in particolar modo, secondo me, legata ai gruppi di lavoro, perché poi ogni gruppo di lavoro, secondo me, avrebbe dovuto poi portare avanti un pezzo, insomma, di questa proposta di legge, per poi appunto, diciamo, mettere assieme i vari elementi per poter avere una proposta un attimino più coordinata. Oltretutto poi comunque avremmo dovuto in ogni caso poi sentire magari persone più tecniche dal punto di vista anche giuridico, per di fatto scrivere dal punto di vista pratico proprio questa proposta di legge. Comunque non so, ditemi voi cosa ne pensate, che cosa facciamo. Direi che il tempo dello stare insieme non va sprecato, anche se siamo un po'. Ok.
Ma se io posso aggiungere, sicuramente la proposta di Fulvio, cioè, non è da abbandonare, perché comunque no, certo. È un percorso che dobbiamo cercare di costruire. Magari, cioè, possiamo darci delle tappe, nel senso che comunque adesso c'è anche la prospettiva delle iniziative del 7 novembre e speriamo anche della manifestazione del 21, per cui possiamo prenderci anche un pochino di tempo per vedere, no, questo percorso che è legato anche ad un periodo molto difficile. Per parte mia, voi sapete che come gruppo che si occupa di tutta la situazione del diritto alle cure delle persone anziane, malate, non autosufficienti, anche del mondo della disabilità, stiamo comunque cercando di portare avanti il documento che racchiude tutta una serie di punti che vorrebbero far parte di una base dove eventualmente proporre a livello regionale, laddove c'è la possibilità di riprendere un discorso iniziato anni e anni fa, cioè quello di una proposta di legge di iniziativa regionale. Ecco, per cui, non so, anche qua abbiamo in programma una riunione che sarà al 5 di novembre. Ho mandato oggi la convocazione, tu Antonio l'avevi anche già un po' divulgata come iniziativa, per cui lì, nella speranza che partecipino anche un po' di comitati dei familiari, un po' di realtà delle RSA, l'ideale sarebbe anche un po' di operatori, un po' del sindacato, sarebbe proprio bene poter insieme portare avanti questo, che sì, riguarda una proposta di legge specifica per il diritto alle cure delle persone anziane, però entra sicuramente nel discorso più generale, no, di una proposta di legge di riforma della sanità. Per cui, non so, forse ci aspettavamo che magari questo periodo si riuscisse un po' di più a portare avanti questa iniziativa, magari appunto, come diceva Fulvio, come dici tu Antonio, i tempi non sono ancora completamente maturi, però ci stiamo lavorando, per cui si tratta, no, di ridarci degli appuntamenti e di continuare la costruzione di questo percorso. Chi vuole partecipare, settimana prossima, il 5 novembre, appunto, ci sarà questo incontro, e anzi, se avete contatti con dei comitati, con degli operatori dell'RSA o dell'RSD, anche con pezzi di sindacato che si vogliono dare da fare, coinvolgeteli, perché è importante che ci incontriamo. Mi fermo qua adesso. Ecco, non so se Loretta vuoi dire qualcosa anche per il contributo appunto che hai dato tu, oltre alla bozza di Fulvio. Ma vedendo che tanto ho visto nelle nostre ultime riunioni che ci sono dei compagni che erano presenti finché c'è stata la manifestazione a Roma, e che adesso non eravamo in molti, no, nelle riunioni che precedevano, certo, Roma. E poi adesso non sono un po' spariti. E so che in Emilia-Romagna adesso sono molto presi con la questione dell'autonomia differenziata, perché lì c'è Coso, come si chiama? Che vuole andare avanti a tutto spiano. E quindi forse Triani, che era uno dell'Emilia Romagna, qualcun altro è molto impegnato in questa cosa qua. Però ci sono anche altri che non ho più visto, e quindi non so come mai ci sia stato questo calo di interesse. Una proposta potrebbe essere quella di cominciare da subito a cercare questi altri tecnici giuristi che ci possano dare una mano e riguardare quello che si è fatto fino adesso, che ha fatto un po' Fulvio, che ho aggiunto un pochino io, e insomma vedere che cosa ci possono dire loro. Perché per me l'idea di fare
partendo dall'833, di fare una modifica aggiornandola anche alle nuove esigenze, resta sempre molto valida, per quanto sia, mi rendo conto che è molto difficile in questo, con questo Parlamento riuscire poi a presentarla, però se, secondo me resta comunque una proposta molto valida. Quindi io penso che bisogna andare avanti e magari cercare delle persone che ci possano, dei tecnici proprio, che ci diano una mano in modo tale che poi noi possiamo presentare una proposta che sia già abbastanza elaborata. Sì, sì, infatti, anch'io penso che avere già qualcosa di sbozzato, diciamo, può essere anche utile e magari maggiormente stimolante per diverse persone. Un conto è dire scriviamo una legge, ok, partiamo da 833, però insomma già la cosa spaventa abbastanza in prima battuta. Allora, Alberto Giorgi, prego. Sì, parto proprio da questo, dallo spavento. Che suscita la lettura di una legge di oltre 50 articoli, che parla di medicina veterinaria, che parla di un sacco di cose, di difficile lettura, per cui secondo me una proposta di legge così confezionata sviluppa nei cittadini un meccanismo di delega, cioè io firmo ma in realtà ho capito poco. E questa è una cosa che noi non possiamo fare in una situazione generale come quella che abbiamo, in cui la richiesta invece è quella di partecipazione. Quindi io ora parlo a titolo personale, perché queste questioni di diciamo sofferenza, diciamo così, critica sofferenza, sono venute fuori sia nei gruppi di movimento in cui partecipo, sia nei gruppi sindacali. Quindi oggi io parlo a titolo personale. È stata rilevata in questi gruppi la differenza fra la 833 e questa proposta di legge, cioè la 833 è nata negli anni 70, che tutti conosciamo come sono andati, e questa modifica in realtà nasce da un vuoto, da un'assenza, da una passività. E non credo che si possa svegliare il governo, che altro a cui pensare in questo momento. C'è una mancanza di mobilitazione diffusa, per cui costruire una proposta di legge su cui raccogliere le firme in questo momento credo che sia praticamente impossibile. Sul contenuto avrei qualcosa da dire. Adesso ho chiesto a me Fulvio e gli ho mandato il mio commento personale sui contenuti. Su due cose sono stato critico per quanto riguarda la legge. Una cosa che era già carente nell'autorità, cioè la questione pubblico-privato, cioè la commistione fra la sanità pubblica e la sanità privata, che è spaventosa ancora e che comunque anche nella proposta di legge non è così ben marcata. La seconda cosa è il ruolo regionale, che è una questione centrale, che sia la questione del pubblico privato sia la questione della regione sono diffuse su molti articoli dispersi, non ben marcati e non ben individuati, quando la questione pubblico-privato, come penso l'intramenia per esempio, e la questione del ruolo delle regioni da ridurre, andrebbe secondo me evidenziata in due testi ben precisi, separati fra di loro, ma comprensivi del problema. In particolare sulla questione delle regioni mi interessava l'accreditamento, lo schema di accreditamento che andrebbe approfondito, perché ogni regione fa quel che gli pare in termini di accreditamento, mentre invece l'accreditamento dovrebbe avere, come dire, un controllo, uno schema nazionale. Diciamo che adesso parlo a titolo personale perché sono restato qui oggi, nonostante quello che
sta emergendo, ma sta emergendo da tempo, non nasce oggi questa situazione di allontanamento, diciamo. Sono rimasto perché la questione della regionalizzazione della sanità in atto con i governatori che si muovono e assumono sempre più potere è una questione centrale. Quindi se non oggi, il tema resta poi davanti alle cose che devono essere nelle cose che devono essere affrontate. La seconda cosa che mi ha tenuto qui oggi è l'impegno di Fulvio. Ho capito che Fulvio era stato quello che si è messo lì a guardarlo per Trenzia, ma altri compagni, ma in particolare per spinta sua, no? Forse era anche isolato in medicina democratica, non lo so, Marco Cavillo oggi non c'era l'altra volta. Quindi voglio dire, lasciare sole le persone che si impegnano in questo momento di crisi della partecipazione è la cosa che non va fatta. La cosa che però mi aveva interessato, in particolare nella mail che Fulvio ha mandato quando ha presentato la proposta di legge, erano le motivazioni che lo avevano spinto alle modifiche. No? Lui aveva, come dire, avevano degli obiettivi, li elenco alcuni, no? Via il concetto di azienda, riduzione competenze regionali, più partecipazione operatori e cittadini, via il direttore regionale, RSA strutture del sistema sanitario nazionale, medici di medicina generale dipendenti del sistema sanitario nazionale, poi via l'intramen, via le esenzioni fiscali alla mutualità integrativa. Beh, sono obiettivi importantissimi, no? Solo che immersi nei 50 e rotti articoli da leggere si perdono. Era molto più interessante l'elenco delle motivazioni di cui. Allora io mi sono detto, ma perché non costruiamo un passo intermedio? Cioè proviamo a lanciare l'idea di una proposta di legge di iniziativa popolare. Non presentiamo la proposta, ma lanciamo l'idea, cioè lanciamo la necessità e alcuni elementi per riempire questa necessità. Questi elementi sono l'elenco che Fulvio ha messo in atto, magari approfonditi, magari proprio col materiale scaturito dalla proposta di legge. No? Per esempio, a me piacerebbe fare un documento su quattro punti. Uno sulla commissione pubblico, come si fa a intervenire da qui in avanti sulla commissione pubblico-privata. Due, sul ruolo delle regioni, come si fa, cosa si può fare in questo momento per ridurre il ruolo delle regioni. Tre, come si fa a rendere l'RSA, che in questo momento in cui sta aumentando il contagio, anche in Toscana, come si fa a far sì che la sanità territoriale comprenda l'RSA, che l'RSA entrino nel sistema sanitario nazionale. Quattro, la partecipazione dei cittadini, via il direttore generale. Allora, secondo me un documento, non proposta di legge, ma un documento politico su questi quattro punti da preparare, sarebbe insieme poi a quel famoso manifesto, no? Che tutto sommato ha avuto un riconoscimento forte, no? Che è ancora un testo politico. Secondo me sarebbero due testi che, come dire, delineerebbero un percorso, no? Un percorso politico di mobilitazione e che potrebbero tranquillamente essere portati alla manifestazione del 21 di novembre. Il 21 di novembre si potrebbe portare, secondo me il 21 novembre la manifestazione nazionale a Roma non si fa. Bisognerebbe fare delle iniziative territoriali, regionali, e in queste iniziative regionali presentare i due documenti, il manifesto e questo documento di, come dire, di preparazione alla proposta di legge di iniziativa popolare che partisse dalle motivazioni di Fulvio, no? Che erano forti, chiare, erano dei passi che si potevano fare sulla strada del rilancio della sanità pubblica, del rilancio dello Stato, rilancio della partecipazione, del rilancio di un sistema sanitario territoriale. Secondo me questo lavoro potrebbe benissimo essere fatto. Credo che veramente costringere le persone, io l'ho letta due volte la legge, ma nessun altro l'ha fatto, perché
si sono rifiutati. Io non ce la faccio a leggere 50 articoli, passo tutti insieme. È umano, no? E chiedere la firma su una cosa del genere in questo momento di sfiducia, di scetticismo generalizzato contro tutto e contro tutti, non credo possa produrre risultati. Invece un documento chiaro, con degli obiettivi chiari, un percorso che vada verso, no, come ho detto, una sanità pubblica, la statale, poi, che è la scuola, no? Se ci fate caso, la scuola pubblica statale. No? Vabbè. Quindi, secondo me, il materiale che è stato raccolto potrebbe benissimo essere integrato a partire da quelle motivazioni forti di fondo, secondo me. Per cui la tua proposta sarebbe di fare un documento più ampio, da questo punto di vista, un documento politico, partendo appunto da quei punti, che poi possano, diciamo così, in futuro, quando ci saranno, diciamo, gli elementi anche pratici di trasformarli anche tecnicamente in una proposta di legge. Cioè, medicina democratica, in questo gruppo qui, in questo documento, si prende la responsabilità dell'iniziativa, ma non la realizza, perché se la realizza taglia fuori tutta, certo, la partecipazione. Taglia fuori, sì, è vero. E alla fine presuppone di svegliare il governo partendo da medicina democratica. Il governo non si sveglia partendo da medicina democratica. Il governo si sveglia se nasce qualcosa dal basso, su contenuti forti, non su articoli di legge. Poi dopo può avvenire anche la proposta di legge, ma dopo. Ora c'è bisogno di chiarire alcune idee, e siccome la questione pubblico-privata con questa seconda ondata corre il rischio di passare, diciamo così, in secondo ordine, no? La sensibilità è stata forte nella prima ondata, in questa seconda ondata, chissà, e quindi c'è un pericolo, e quindi questa sensibilità, secondo me, prima di passare a una proposta di legge va alimentata però non con iniziativa nazionale, con iniziative territoriali, dove si riesce a fare. Perché tu dici giustamente, come si era detto anche, cercare di mettere le radici a livello locale, sollevando appunto questi problemi, per poi avere una spinta che rilancia a livello nazionale. Però il documento, il manifesto, era ancora un manifesto generico, no? Generico politico, molto ampio. Adesso bisognerebbe un pochino avvicinarsi alle questioni concrete, no? Tipo l'intramenia, per dire, no? Certo. Oppure le convenzioni nazionali delle regioni con la sanità privata. Cioè, sono tutte questioni specifiche su cui qualche idea più concreta andrebbe costruito, per far capire che dal documento politico generale vogliamo passare a qualcosa di più giuridico, ma non un salto brusco, netto, che impedisce alle persone di accompagnare questo percorso. Si rifiutano di leggere una proposta di legge di 50 articoli in cui si parla appunto di sanità veterinaria, si parla di tante cose giuste, non è che non si parla, sono giuste, però le questioni centrali sono quelle che Fulvio Rola ha elencato, quelle sono le questioni centrali, le motivazioni di fondo, che vanno riportate all'attenzione. Infatti Fulvio, quando ha presentato la sua proposta di legge, è partito da queste motivazioni, che sapeva benissimo che partire di brutto, parlo della riunione che si è fatto, è partito dalle sue motivazioni, che erano in premessa nella mail, proprio perché se uno non legge le motivazioni non ce la fa mica, non ci si raccapezza. Cioè, se dovessi dire qual è il ruolo pubblico-privato che viene fuori dalla proposta di legge modificata, beh, non è così chiaro. Sì, qualche punto qua e là, però c'è bisogno di avere un quadro chiaro, complessivo, che si illumini nella testa delle persone. Se no, non ci si fa a raccogliere i pezzetti nei diversi articoli. Lo stesso
stesso discorso sulle regioni, no? Lì, per esempio, si dice che dopo 3 giorni che fa la visita medica, il pubblico non ce la fa, deve intervenire il privato. Si dice che le convenzioni devono seguire uno schema nazionale. Però sono tutte questioni importantissime, disperse in un tessuto giuridico che scoraggia. Invece, per esempio, la convenzione delle... Cosa la sanità convenzionata deve fare, per esempio? No? Va chiarita questa cosa, perché fino adesso la sanità convenzionata cosa ha fatto? Ha fatto le operazioni, no? Gli interventi, perché sono pagati, perché c'è delle tariffe, ma tutta la prevenzione non la fanno. Se non la fanno, come fa a essere sanità convenzionata? Cioè, sono tutti ragionamenti da fare, ma da fare non nel chiuso di medicina democratica o qualunque altro gruppo sindacale o di movimento, ma in un discorso più ampio, percorso nazionale, secondo me, che deve essere sempre tenuto presente e via via svilupparsi, chiarirsi col contributo di tutti quelli che vogliono partecipare. Ecco. Forse così si mette in atto un percorso utile, forse dico, nessuno si illude di aver trovato la bacchetta magica. Sicuro che la proposta di legge così confezionata è un muro che scoraggia chi. Adesso, dunque, hanno chiesto di parlare Silvana, Andrea Viani e Loretta. Prego, Silvana. Sì, io volevo fare un intervento veloce, ma volevo ritornare alle motivazioni per cui è stato proposto il lavoro di fare una proposta di legge di iniziativa popolare, perché la proposta di legge, non fatta perfettamente, eccetera, eccetera, aveva un valore nel senso del lavoro proposto, che è quello di essere uno strumento che permette la connessione con i diretti interessati, portatori dei bisogni di salute, con la raccolta delle firme. È ovvio che in una situazione di questo genere in cui ci troviamo questa questione è più complessa, ma è anche vero che abbiamo tanto tempo davanti a noi e che quindi comunque io manterrei l'obiettivo di una proposta di legge di iniziativa popolare, perché questa ci permette appunto uno di tenere insieme tutti a livello nazionale, è una cosa che abbiamo deciso tutti insieme e che porta unitarietà a tutti coloro che si riconoscono in questo lavoro. Ma appunto, come dicevo prima, attraverso la raccolta di firme, quando si potrà fare, ci mette direttamente in connessione con chi ha bisogno di salute e quindi ci permette di essere uno strumento di connessione con la realtà, con le persone. Tra l'altro, la struttura che ci siamo dati come questo lavoro è fare un impianto, un pezzo di lavoro nazionale, sviluppare lavori regionali, cosa che ad esempio in Lombardia, in Emilia e in altre parti si sta facendo, e poi sviluppare un lavoro territoriale. Quindi che ci sia un'interconnessione tra quello che si fa a livello territoriale con il regionale e con il nazionale e viceversa. E questa è la portata fondamentale e importante di questo lavoro che è stato proposto e che si sta facendo da qualche mese. E quindi non abbandonerei l'idea di una proposta di legge. Penso, come lo sono io, che una persona che non ha competenze specifiche sia un po' spaventata o spaventata a partecipare a un gruppo di lavoro dove ti viene chiesto di scrivere una proposta di legge nazionale. Io partecipo perché mi interessa capire lo sviluppo dei ragionamenti, mi interessano i contenuti, ma non saprei portare un contenuto se non delle cose marginali, essendomi occupata nella mia vita di sociale e non di sanitario. E quindi partecipo perché appunto sono interessata a capire gli sviluppi di questo lavoro, a conoscere i contenuti, ma sono spaventata dall'idea quando si dice lavoriamo
sulla proposta di legge. Quando ho ricevuto la proposta di Fulvio, l'ho letta, sono d'accordo con Berto Giorgi e con le considerazioni che ha fatto lui, ma non saprei dire tante cose in più. Ecco. Quindi tornerei con l'ipotesi, qualcuno, forse Loretta lo diceva, o tu Antonio, proviamo a recuperare un gruppo di persone che hanno competenze e che definiscono una bozza di legge di iniziativa popolare che poi diventa uno strumento un po' più aggredibile dalla massa dei partecipanti, perché altrimenti davvero siamo destinati a essere in pochissimi. Qualcuno ha delle competenze, le mette in campo, ma altri non ne hanno delle competenze specifiche. Ecco, quindi il passo da qui in avanti per me è quello di provare a ragionare con qualche esperto di sanità, esperto giuridico, metterli insieme e provare a fare una bozza che poi condividiamo. Penso che questo sia un passaggio importante da fare. Finito. Grazie. Prima di dare la parola a Andrea, volevo appunto inserirmi appunto su quest'ultima cosa, sull'ultimo intervento di Silvana. Ecco, quello che evidenziava Alberto Giorgi, da quello che ho capito io, era praticamente questo, cioè il fatto che probabilmente focalizzarci adesso su una proposta di legge complessiva andrebbe a, diciamo così, a rendere non immediatamente visibili quelli che erano, diciamo così, gli elementi più importanti che appunto ci eravamo detti fra di noi e che appunto aveva ripreso Fulvio nel momento in cui aveva fatto questa sua proposta, per cui il passaggio che secondo me condivisibile assolutamente appunto proponeva Alberto Giorgi era quello di fare un passaggio intermedio con un documento politico più ampio, ma che diciamo così sviluppasse meglio quei cardini che per noi sono fondamentali, in modo tale che se ne possa parlare direttamente a livello territoriale, in modo tale che siano anche più comprensibili, perché sono immediatamente riportati all'interno di un documento di quel genere e possono effettivamente essere compresi da tutte le persone, cosa che invece è più difficile se gli si propone un testo di legge. Ecco. Cioè, secondo me questo è un argomento assolutamente interessante all'interno di tutta la proposta. Per cui è chiaro, anch'io non sono dell'idea di lasciar perdere la proposta di legge, perché secondo me quella deve essere l'obiettivo finale, ma l'obiettivo finale. Sapendo appunto che ci dobbiamo arrivare in maniera più tecnica, dove effettivamente anch'io voglio dire non ho gli strumenti totali per poter dire ok, mi ci metto e faccio la mia cosa. Perché effettivamente anch'io un po' di difficoltà rispetto a questa questione ce l'ho, insomma. Andrea Viani. Condivido molto di quello che ha detto Giorgi, Alberto. Volevo fare una riflessione che è la seguente: se consideriamo come si è prodotta la legge del 78, sicuramente possiamo notare che il lavoro di base di cui parlava Alberto era già in atto, cioè di fatto la legge di allora usciva da una fase, da un periodo
dentro il quale le problematiche della salute erano diventate, a partire dalle fabbriche, da Medicina Democratica per l'appunto, che allora svolse un ruolo fondamentale, partiva proprio da un sentire generale. E quindi allora appunto le condizioni ovviamente erano anche politicamente diverse, il rapporto tra i bisogni e la legge era quasi naturale. E oggi questa condizione non c'è. E quindi il problema diventa come in qualche modo ricostruiamo questo processo, il rapporto tra i bisogni e la legge, la quale legge tutto sommato non è altro che per la traduzione generale dei bisogni particolari così come si manifestano concretamente. E quindi secondo me ci vuole un percorso intermedio, cioè tra la formulazione della proposta di legge e invece le condizioni materiali concrete in cui ci troviamo ad operare. E credo che su questa cosa non si possa che essere d'accordo, pena altrimenti trovarsi nel blocco attuale. Si tratta però di vedere come costruire questa connessione, come costruire un rapporto tra i bisogni e le azioni che stiamo già svolgendo, le attività che stiamo già svolgendo come coordinamento su diverse problematiche, come costruire un rapporto tra queste cose e la proposta di legge. Cioè la proposta di legge può rimanere un punto di riferimento, però in che modo stabiliamo una relazione tra ciò che si fa localmente, tra ciò che si fa su singoli problemi, su singole battaglie e questa proposta generale. Ecco, allora la proposta che mi sento di fare è questa qua. Noi abbiamo fatto dei gruppi di lavoro. Nei gruppi di lavoro, secondo me, è necessario introdurre quest'idea. Questi gruppi di lavoro sono una parte del processo più generale che è rappresentato dalla proposta di legge nazionale. Quindi non è che siccome nei gruppi di lavoro o ai livelli organizzativi come quello territoriale e regionale, siccome lì si danno delle risposte immediate, il problema generale, ovvero la battaglia generale che è rappresentata dalla proposta di legge, non c'entra. Bisogna che portiamo dentro i gruppi di lavoro questa necessità. Cioè bisogna che nei gruppi di lavoro si chiarisca che se nella piattaforma territoriale lodigiana si affrontano delle situazioni di difficoltà più acute, e questo è importante, però tutti devono pensare che questo è un primo passo in una direzione più generale. Quindi bisogna fare in modo che quando facciamo la riunione del coordinamento territoriale o diciamo per il diritto alla salute si richiami come questo lavoro ha come orizzonte, come prospettiva una proposta di legge nazionale. E bisogna che questa cosa, oltre ad essere proposta come linea, come indirizzo, sia anche accolta come impegno. Quindi bisognerebbe che da questo gruppo ci sia qualcuno che sia delegato a partecipare a un lavoro centrale, per esempio al gruppo di lavoro per la riforma della proposta di legge, di modo che da un lato vi partecipa portando le problematiche che sta affrontando e dall'altro partecipa recuperando dalla proposta di legge le risposte generali a quelle sue problematiche specifiche. Perché se si stabilisce questa interazione dialettica, ovviamente il portato dell'esperienza concreta diventa un bisogno che ha la necessità di essere formalizzato a livello più generale. Tra l'altro questo processo, secondo me, potrebbe essere svolto anche tra il livello locale e il livello regionale.
Se per esempio, come diceva la Laura, si sta pensando a una proposta di legge regionale, di nuovo sorge questa questione. Cioè, facciamo un'ipotesi ottimistica. Supponiamo che in Regione Lombardia, dove si sta discutendo di fare un lavoro a livello regionale, ci siano in tutte le province dei referenti del coordinamento che seguono esperienze pratiche, lotte pratiche, dalla costruzione di piattaforma a una problematica specifica o particolare come l'RSA o che. Queste esperienze diventano, diciamo, la sostanza della proposta di legge di livello regionale. E dobbiamo quindi far sì che i momenti di confronto e discussione locali si traducano a dimensione regionale in una riflessione su modifica proposta di legge di modifica di legge regionale e a dimensione nazionale su la modifica della legge nazionale, perché se costruiamo questo percorso molte persone partecipare alla riunione per la piattaforma territoriale odigiano è quasi naturale, hanno delle necessità, dei bisogni e li affrontano lì. È difficile fare il passaggio successivo, quello regionale, non tanto perché poi le problematiche territoriali hanno un rapporto diretto con quelle regionali, molto più difficile con il livello nazionale. Però se questa linea viene proposta e si crea una connessione, così che ci sono, per così dire, dei delegati che a partire dalle lotte concrete si occupano di proiettarsi alla dimensione regionale e alla dimensione nazionale, potremmo avere una struttura che è in grado di mettere assieme sia un elaborato generale, come quello che è stato prodotto, sia il contributo che parte dalle necessità immediate, che potrebbe anche modificare, cioè arricchire l'elaborato generale, e viceversa l'elaborato generale diventa un riferimento che non è più solo e semplicemente basato sul bisogno, ma sulla risposta generale da dare al problema della salute. La parola d'ordine, la salute non è una merce, ha una risposta solo a una dimensione organica e complessiva. E quindi questa cosa si può produrre in questo modo. Quindi la proposta che faccio io è tentare di costruire un rapporto tra i diversi livelli operativi, quello territoriale, quello regionale e quello nazionale, facendo sì che tra questi livelli, tra le riflessioni che si fanno a tutti questi livelli, ci sia un contatto diretto, che ci siano, per così dire, i delegati territoriali o dei delegati di pratiche territoriali, perché a volte non c'è un coordinamento, non c'è un lavoro organico, però ci sono delle lotte particolari. I delegati di queste lotte particolari partecipino al lavoro di livello regionale e poi dal livello regionale, ma anche del livello locale, si partecipi al lavoro a livello nazionale. In questo modo si mantiene in piedi sia un impianto di riflessione generale, sia la capacità di tradurre questo impianto a livello locale e di tradurre a livello nazionale le esigenze locali. Tra l'altro, il nostro non può essere un lavoro di breve periodo. Cioè, quel che stiamo facendo o ha un respiro di lunga lena, o se no non può farcela. Se ci pensiamo un attimo, tutto sommato, i pastrocchi che sono venuti fuori derivano dal casino del coronavirus. Le cose che stiamo facendo sono state, per così dire, focalizzate e catalizzate dal problema del virus. Quando questo non ci sarà più, o siamo stati in grado di produrre un lavoro che può continuare, oppure rischiamo di scomparire assieme al fatto che il vaccino diventa la merce mediante il quale si risolvono i problemi che hanno generato tutti i casini di questo periodo. No? D'altra parte, tutti i governi stanno cercando di gestire la situazione in questo modo qua. Una volta che arriva il vaccino siamo tutti a posto.
ci mettiamo i soldi per darlo a tutti, più o meno, magari non proprio a tutti, oppure facciamo pagare qualcosa, eccetera, eccetera, chi si è visto, si è visto. Tutti i grandi discorsi sulla medicina territoriale, sul rapporto, eccetera, eccetera, tutte queste robe qua scompaiono. Perché ormai, e tra l'altro scompaiono paradossalmente, proprio magari nella testa della popolazione. Perché la popolazione dice, ah, finalmente ci abbiamo il vaccino, siamo a posto, tutti liberi, tutto come prima, viva la sanità lombarda e la sua eccellenza e tutte queste stupidaggini. Quindi dobbiamo assolutamente metterci una prospettiva di lungo periodo, di lunga lena e di cercare di agire organicamente. Scusate se l'ho fatta lunga. Sì, sì, no, sono assolutamente d'accordo. Loretta, prego. Sei ancora mutata. Aspettati. Ecco, adesso. Ok, sì, prego. Allora, dicevo che l'intervento che ha fatto Giorgio, l'intervento che ha fatto anche Andrea, mi hanno convinto, mi hanno abbastanza convinto, e quindi potrebbe essere veramente, bisognerebbe forse proprio fare un passaggio intermedio che poi ci porti, con una, dopo una riflessione approfondita, all'obiettivo finale che sarebbe quello della 833-78. E della trasformazione dello stesso. Tra l'altro, anche in questa società della cura, in cui siamo un po' tutti, anche se a me non piace il nome società della cura, si è iniziato da un manifesto in cui si sono elencate alcune questioni di fondo, e poi ci sono stati vari interventi che hanno arricchito le varie questioni. E dopodiché sono arrivate le proposte. È un po' diversa la nostra situazione, però un pochino gli assomiglia. Quindi, oltre ai temi che sono stati detti da Giorgi, in cui lui ha citato tra i nodi il pubblico privato, la questione del regionalismo, dell'RSA, della partecipazione, quindi anche i comuni, immagino. Io aggiungerei altri temi, forse voi direte che sono un po' troppi. Il regionalismo ovviamente c'è già, quindi un bello spazio deve essere dato all'autonomia differenziata, perché se è vero che la 78 veniva fuori da un decennio di lotte in cui si era sviscerato il problema della salute, del come era allora gestita la salute, è anche vero che questa volta abbiamo avuto questa tragedia che almeno su alcune questioni ha aperto gli occhi, e anche se è vero che questi occhi rischiano poi di richiudersi, su alcune questioni come quello del privato, come quello della mancanza della distruzione che c'è stata del territorio in Lombardia e del fatto che invece in altre regioni, e lo si sta vedendo adesso, come il centro e il sud, il territorio non è in realtà mai partito. Quindi io aggiungerei a quei temi lì, allora, un altro tema che è quello della prevenzione, perché anche la prevenzione è stata, a cominciare dal referendum che ha tolto l'ambiente alla sanità, la prevenzione poi sia rispetto all'ambiente sia rispetto alla sanità è andata molto, molto scemando. Poi un'altra questione è quella del finanziamento, e assieme al problema del finanziamento, quello del personale e dell'organizzazione del lavoro del personale, perché nella sanità di oggi in realtà la sanità di oggi dovrebbe basarsi molto sull'integrazione non solo fra territorio e ospedale, ma anche all'interno dell'ospedale tra le varie specialità, all'interno del territorio tra le varie materie che ci sono, tra le varie competenze, e quindi
questo problema, questo punto dell'integrazione che porta tra di loro a connettere diverse discipline, i medici e anche e gli infermieri e le altre figure, cambia molto il ruolo della, la responsabilità sia dei medici che delle altre figure. Quindi io metterei assieme l'integrazione con poi anche l'organizzazione del lavoro. La questione dei LEA, perché il LEA, così come, succede rispetto ai servizi civili, di cui si è parlato molto con l'autonomia differenziata, i cosiddetti LEP, i livelli essenziali di prestazione, i LEA sono in realtà livelli essenziali di assistenziali, che sono comunque i minimi, non sono quelli di cui parlava l'833-78, che parlava di livelli uniformi di assistenza, cioè uguali e omogenei su tutto il territorio. Sono i livelli essenziali che tra l'altro sono stati applicati in modo molto imperfetto, soprattutto nel centro e nel sud. Poi un altro punto sarebbe quello dei farmaci, e dei dispositivi di protezione, che è venuto anche lì, credo io stessa sono rimasta veramente stupita del fatto che che non ci fossero industrie che producevano direttamente dei prodotti che dovrebbero essere fare parte di quelle che sono le produzioni essenziali di un paese. E le convenzioni di cui si parlava prima vanno assieme alla questione del lavoro e del personale, e poi la questione anche della sanità veterinaria, che è venuta fuori molto la questione del rapporto con gli animali, col Covid, ma in cui tutti sappiamo come sono i nostri allevamenti, come sono trattati gli animali in questi allevamenti, quale fonte potenziale di danno e anche di malattia possono venire da lì. Quindi io aggiungerei ai punti che ha detto Giorgi, questi altri punti, fare un documento in cui si sviluppano come punti di cui ci si deve occupare in una prossima, che devono essere affrontati in un prossimo progetto di riforma sanitaria, e che preparino la strada poi per una loro articolazione, a questo punto anche prima, con l'aiuto di tecnici e di giuristi, un'articolazione sotto forma di legge. La cosa che io mi sono resa conto nell'enumerarli, nel scriverli, che questi punti sono un po' tanti forse, però in realtà poi sono tutti collegati, e una cosa effettivamente che veniva fuori leggendo gli articoli uno dopo l'altro è che in alcuni punti veniva proprio fuori questa necessità di approfondire qual era il contesto che c'era dietro e che noi volevamo trasformare in articolato. E quindi proprio l'esigenza di formularli e poi di discuterli, di avere una discussione ampia su ciascuno di questi punti. Basta. Grazie. Ovviamente poi dobbiamo comunque pensare quando poterci ritrovare, se diciamo rilanciare questa cosa, questa proposta in una sorta di nuova plenaria, in modo tale che magari possa essere, diciamo così, fatta sapere a tutti, per cui anche chi è diciamo al di fuori delle 12 persone che siamo qui possa essere magari interessata a quest'altra modalità, per cui non a una proposta di legge, ma a questo elemento intermedio che può essere anche declinato a livello locale, perché questa cosa credo che sia davvero importante, anche per cercare di capire i vari problemi che poi possono essere riportati anche a livello nazionale. Insomma. Appunto di questo magari ne parliamo un attimino prima di lasciarci. Antonella Visentin, che ha richiesto. Mi sentite? Sì.
Ok. Dunque, io credo che il livello intermedio di cui si sta parlando c'è già. E mi rifaccio a due interventi fa, o tre, adesso non mi ricordo più, forse Andrea si chiama, cioè lo scalino, lo scivolo, insomma, per arrivare alla proposta di legge, sono le attività che, diciamo, vengono fatte probabilmente negli altri incontri, negli altri tavoli, e che riguardano questioni specifiche. Allora, secondo me, il tema è definire quali sono questi temi che in questo momento sono per noi più strategici nella costruzione di questo scivolo e quindi nella costruzione anche di una domanda di, diciamo, intervento legislativo. Prima di fare questo, però, vorrei fare un passo indietro, cioè noi stiamo parlando di salute e noi abbiamo, non partiamo da zero, abbiamo la Costituzione e l'elemento della Costituzione noi l'abbiamo usato in altre situazioni e secondo me non dobbiamo averlo, diciamo, utilizzarlo molto di più. E l'altro, ci sono le leggi esistenti, non tutte le leggi esistenti sono contro, magari ci sono dei pezzi di leggi esistenti che, se fatte funzionare, potrebbero già costituire degli elementi. Allora, questi due punti io terrei molto, molto ben presenti, perché mobilitare le persone sul fatto di dire hai dei diritti che non ti vengono riconosciuti e ci sono dei pezzi di legge che vengono disattesi, questo mi sembra già un elemento di forza di breve termine, perché è evidente che il percorso, lo scivolo si fa per un obiettivo di medio termine, quindi di lavorare sul breve. E il breve e il medio non possono che essere uno collegato all'altro. Allora, dal mio punto di vista, non mi convince tanto l'ipotesi di un documento, perché non è la mia strategia, ho delle riserve su questo, ma non importa. Si possono scrivere tutti i testi che si vogliono. Io credo che dei punti che ha evidenziato Giorgio, io riprenderei quello legato al pubblico-privato. Allora, basta parlare di pubblico-privato, perché privato non ci interessa. Privato faccia al privato. Se uno ha tanti soldi, vada al privato. E a noi non ci riguarda. Quel che ci riguarda è il convenzionato accreditato. Allora, tutto il nostro parlare di questi mesi a Rotelli non ha interessato minimamente. Rotelli ha continuato a fare i suoi affari. Se noi guardiamo il suo bilancio, i suoi utili sono stati interessanti, il suo fatturato è stato interessante. Tutto il suo meccanismo continua a funzionare. Quindi noi siamo assolutamente irrilevanti per Rotelli. Finché continuiamo a essere rilevanti per lui, vuol dire che noi siamo irrilevanti, punto a capo. Perché allora la questione è come dar fastidio a Rotelli, per esempio mettendo in discussione il meccanismo di convenzione e accreditamento, mettendo in discussione le regole che portano che definiscono questa. E adesso non entro nel merito perché non è questa la sede. Allora, se noi continuiamo a parlare di pubblico e privato, in realtà depistiamo le persone, perché in realtà non è questo il punto. Allora, quanta parte dei soldi pubblici vanno a Rotelli? Per la Lombardia questo dato c'è ed è una percentuale altissima, ok? Per le altre regioni non c'è neanche il dato, ok? Allora, noi non sappiamo neanche nelle altre regioni qual è la quota parte del bilancio per la sanità regionale che va a Rotelli della situazione, per capirsi, ok? Noi dobbiamo anche sapere che grazie al fatto che esiste questo meccanismo di convenzione e accreditamento, i medici a noi non ci calcolano proprio, perché i medici lavorano, sono più contenti di lavorare con Rotelli perché guadagnano di più. Quindi noi non abbiamo neanche i medici come alleati. Gli unici alleati che abbiamo siamo gli sfigati come noi. Ma rispetto agli sfigati come noi, qual è
la situazione? La situazione è rimasta identica rispetto a febbraio. A febbraio avevamo pochi posti e una situazione di impreparazione. A ottobre abbiamo la stessa identica situazione, cioè in questi mesi non è stato fatto zero. Non solo dal punto di vista della cura, non solo dal punto di vista dei posti, ma anche dal punto di vista della prevenzione, perché si moriva a causa dell'inquinamento, si muore a causa dell'inquinamento. Io ho le palle che versano sulla questione di quante persone sono contagiate dal virus, perché, questa è una cosa che ho già detto, non fotte un cazzo a nessuno di quanta gente muore o si becca la polmonite, eccetera, eccetera, per l'inquinamento, per l'estrazione, e questo riguarda soprattutto il sud, e il consumo, e questo riguarda soprattutto il nord, di energie fossili. Il tema della salute e questo tema non possono essere disgiunti. Fotte a qualcuno, non fotte a nessuno. Quanta gente muore, dice l'OMS? 70-80 mila persone all'anno. Fotte cazzo a nessuno. Noi contiamo i microbi di quelli che si beccano il Covid. Noi non ne posso più, ok? Quindi cerchiamo anche di contestualizzare e di non farci prendere, diciamo, dalla narrazione della paura, perché loro, Rotelli, non ha paura per niente, ha un problema e lo risolve, e noi siamo avvoltolati nelle nostre paure. Quindi io direi di, appunto, di individuare quali sono, quindi, come si diceva, qual è lo scivolo per collegare questa proposta di medio termine, che va puntualizzata, precisata e resa efficace, con, diciamo, le vertenze sul territorio. Tra l'altro non so che punto è il libro di Agnoletto. A marzo-aprile diceva che stava scrivendo sto libro, non so se l'ha fatto, non l'ha fatto, l'ho perso di vista. Grazie, scusate. Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda il libro, so che dovrebbe essere alle stampe ormai. Comunque, niente. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Se posso dire due o tre cose. Sì. Prego, prego. Allora, quello che diceva il compagno sulla questione regionale, nazionale, è una questione importantissima, no? Tanto per dire un'idea, io sono dello SPI regionale toscano, e quello che viene fuori dalla discussione toscana dello SPI, CGL, è che noi in Toscana ce la caviamo. E quindi un atteggiamento, diciamo così, di assoluta chiusura rispetto ad una questione di sanità nazionale, no? Per cui, in effetti, il pericolo qual è? È il pericolo di questi anni, cioè che ogni pezzo regionale se ne vada per conto suo, anche la CGL, poi, che i regionali contrattano con la rispettiva regione, ognuno contratta come gli pare, e alla fine quello che si ottiene, alla fine della contrattazione, è il bailam generale. Quindi effettivamente la presenza nostra dovrebbe essere quell'elemento, diciamo così, di contenimento di queste pulsioni distruttive del sistema nazionale, che però deve essere messa in campo subito, perché i vari governatori sono governatori, sono presidenti, ma sono diventati governatori, e ognuno cerca il governatore forte, no? Al nord come al sud, no? Quindi le spinte regionali crescono inevitabilmente, per cui una nostra presenza di indirizzo, di idea, no? Diffusa sul territorio, in contemporanea a tutto quello che si muove sul territorio, cioè un certo è, ma stiamo attenti, questa proposta nazionale è il lavoro da fare subito nei territori, col materiale che riusciamo a mettere in campo. La dico subito perché, diceva il compagno, lavoro di lunga lena, ma non tanto lunga lena, perché l'ha detto anche lui, la questione del vaccino. Poi alla fine, no, ce la siamo cavata, siamo a posto, no? Tutto va bene, no? Quindi dobbiamo lavorare subito, no? Subito,
nel senso che il percorso va gradualizzato, ma gradualizzato non vuol dire più lento, vuol dire più graduale, secondo me, per partire da una, diciamo una diffusione sul territorio che fino ad oggi nessuno ha fatto, pochi hanno fatto. La questione dei gruppi di lavoro in effetti sarebbe uno strumento, però già qui ho visto un problema, no? Io faccio parte del gruppo di lavoro dell'RSA, che ha fatto un bel documento finale. Beh, devo dire che questa roba qui io non ce l'ho trovata nella proposta di legge di iniziativa popolare. D'altra parte il tentativo era modificare la 833, e modificare la 833 voleva dire sostanzialmente non tenere conto del lavoro fatto sull'RSA. Quindi allora a questo punto noi non dobbiamo modificare la 833, dobbiamo andare oltre la 833, perché già la 833 è carente proprio sulla questione del rapporto pubblico. Pubblico-privato. Certamente il privato che mi interessa è quello convenzionato, privato-privato, anche chi lo vuole se lo paga, il concetto è un po' quello. L'altro giorno un direttivo regionale dello SPI ha detto: ma io voglio sapere i dati che la Toscana, i soldi che la Toscana dà, i soldi che i toscani pagano di tasca propria per la sanità privata e i soldi che la regione dà al posto dei toscani per la sanità convenzionata. Beh, chi me ne deve dare questi dati? E voglio la spesa storica, perché in Toscana si dice: beh, noi non abbiamo privatizzato molto, ma per certificare questa affermazione io voglio sapere la spesa storica, perché se io vedo un aumento di soldi, di risorse, date alla sanità convenzionata più a quella sanità privata da parte dei cittadini, beh, non posso dire che ce la siamo cavata, no? Quindi la questione dei dati regione per regione è un elemento essenziale. Non è che uno deve impazzire a cercare i siti di là. Quindi credo che appunto. Ah, l'altra questione, i punti importanti. Ecco, i punti importanti secondo me devono essere non molti, perché sennò la gente si rispaventa un'altra volta. Per esempio, la proposta di mettere un altro punto sulla prevenzione, per esempio, io la metterei insieme alla sanità territoriale. No? Sanità territoriale e prevenzione io farei un gruppo unico. Mi piace invece il gruppo su... sarebbe opportuno quello sull'ambiente, il legame sull'ambiente, ma anche questo è sanità territoriale, poi alla fine, no? Il lavoro sulle risorse sia umane che finanziarie ci vorrebbe, perché in effetti adesso la discussione è il MES, il debito pubblico, mentre invece sanità andrebbe fatta pagare da chi i soldi ce l'ha, comunque tiene nascosto. Quindi certamente la questione dei punti chiave, no? È una questione, non dovrebbero essere molti, magari ben approfonditi, in particolare quello sulla convenzione, perché la convenzione è lo strumento fondamentale attraverso cui la sanità, la salute viene appaltata, no? Quindi però è un lavoro che va fatto con una certa urgenza, andrebbe fatto prima della manifestazione del 21, perché questo passo avanti verso la legge di iniziativa popolare andrebbe reso visibile, no? Se no tutto resta al manifesto, sì, bello il manifesto, però poi la proposta di legge sembra che non vada avanti, invece deve andare avanti più gradualmente, ma rapidamente, ecco. Con passi concreti, visibili, questo secondo me è quello che è l'incarico che Fulgens deve prendere. Sì, ce l'ha fatto. Va bene, grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Più che altro anche per proporre a questo punto appunto come andare avanti. Io
Io vedrei, non lo so, la mia proposta sarebbe quella, se anche per voi, almeno per noi 12 che siamo qui attualmente, se a questo punto vedere di riproporre una cosa del genere dopo chiaramente a questo punto la data del 7 di novembre, perché sennò davvero saremmo presi in tante cose, e per cercare di trovare appunto un punto iniziale, appunto per fare questo passaggio intermedio, almeno mettere le basi per questo passaggio intermedio. Non so cosa ne pensate. Tu dici di vederci dopo il 7, di sentirci dopo il 7? O è troppo tardi secondo voi? Bisognerebbe arrivare già con delle... infatti. Perché secondo me, allora, io potrei fare una cosa del genere, potrei fare una sorta di riassunto di quello che è stato detto oggi su quei punti che sono stati tirati fuori, in parte da Alberto, in parte da Loretta, in parte dagli altri interventi, in modo tale da far appunto da far sì che ogni persona che ritiene opportuno, diciamo così, sviluppare, ma senza andare neanche troppo in profondità, almeno uno di quei punti lì, possa, diciamo così, far convergere appunto i suoi pensieri relativi a quei punti, per poi appunto ritrovarci dopo il 7 con qualcosa di che sarà una sorta di patchwork in prima battuta, ma che intanto diciamo ci può dare un elemento in più per cercare di appunto di trovare questo elemento di così intermedio tra proposta di legge e il punto dove siamo adesso. Va bene. Non so, ditemi se per voi va bene questa cosa o no. Secondo me va bene, dai. Anche secondo me va bene. Ok, va bene. Allora facciamo così, provo a mettere giù queste cose, ve le faccio avere tra domani e dopodomani con una lettera, una mail, e a voi e a tutti ovviamente, in modo tale che chi è interessato a questo punto può lasciare diciamo così degli approfondimenti relativamente a questa integrazione. Sì. Sì. Posso dire un'altra cosa? Sì. Dicevo, questo documento che tu prepari andrebbe mandato a tutti i gruppi di lavoro. A tutti, sì, certo. Tutti. In modo tale che ogni gruppo di lavoro, come dire, fa la sua parte. Può lavorare, sì. Se ci può mettere il suo pezzo. Sì, sì, assolutamente sì. Va bene, niente, allora facciamo così, ci lasciamo in questa maniera e io... Magari... Sì. Scusa, Antonio. Magari, siccome il tempo non è tanto, è vero che io in mente anche quegli altri punti, ma magari in prima istanza per ogni punto, lo dicevi già tu forse anche, fare una cosa che sia non troppo lunga, infatti. Una cosa abbastanza infatti. Breve, e poi ci si riserva semmai di approfondire e di... Certo. Elaborare meglio in una fase successiva. Infatti, no, era appunto questo, diciamo, lo spirito generale. Io appunto dicevo, ci vediamo dopo il 7, proprio anche per questioni pratiche, credo di diversi di noi, perché questa cosa che dobbiamo cercare di organizzare qui a Milano mi sa che ci porterà via parecchio tempo, per cui non so come, però intanto lanciare questa idea e fare in modo che poi ognuno comunque può già approfondire questi punti, io penso che sia già un elemento importante, ecco, per trovarci subito dopo il 7, non possiamo andare molto oltre, ecco.
Va bene. Va bene, ci risentiamo allora. Okay. Ok, ciao, grazie. Ciao, 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 buonanotte a tutti. Ciao, no, no. Ciao. Grazie.